Un nuovo spazio dedicato all'arte e alla cultura nasce a Montramito. Nei giorni scorsi è sorto Lumen, una location underground in un ex sito artigianale che ospita corsi, mostre, eventi, proiezioni, dibattiti. Tutto ciò che riguarda l'arte visiva e fotografia in primis. Un progetto che nasce dall'incontro di tre fotografi, Eugenio Gherardi Angiolini, Aurelio Fioretta e Lorenzo Coluccini, che hanno unito le loro diverse esperienze per dare vita a un sogno comune, dare spazio all'arte e creare un centro di aggregazione dove sia possibile fruirne in modo attivo. Nel primo giorno di apertura, tre fotografi minuteri hanno realizzato ritratti con la tecnica del banco ottico in uso ai primi del Novecento. Volevo cercare di dare l'opportunità anche ad altri di poter esporre i propri lavori, perché noi conosciamo tanti fotografi, tanti artisti che sono poco conosciuti e hanno dei lavori talvolta meravigliosi. E quindi allora perché non creare questa opportunità? Quindi una volta che abbiamo, quando io sono venuto qui, ho visto questo ambiente, questa scala, questo edificio, mi ha subito fatto scattare in testa una miriade di cose. Prima mostra ospitata è La Certosa Viva, un anno di scatti alla Certosa di Farneta a cura di Aurelio Fioretta. Conoscevo la vita che c'era intorno alla Certosa di Farneta, perché tutta la collina di Farneta è di proprietà della Certosa, dove vivono delle famiglie che vivono una sorta di simbiosi con la Certosa proprio, e mi piaceva trasmettere questo,